Andrew. Piccola Miss. Ti va di imparare a suonare un duetto? Certamente. Vieni. Bene, sei pronto? Cominci da qui. E poi devi solo seguirmi. Io suono per prima, d'accordo? Va bene. Pronto? Tocca a te. Bravo. Molto bene. Adesso insieme. È stato bellissimo, grazie. Grazie a lei, piccola miss. Ciao, mamma. Grace, potresti trovare un posto un po' più riservato per fare quelle cose? Non c'è problema. Dammi il tuo disco di credito e ci prendiamo una stanza d'albergo. Come hai risposto tua madre? Andiamo. Che cosa hai detto, signorina? Scendi immediatamente da quella moto e vai in casa, sei in punizione. E tu sparisci, vattene via, brutto delinquente. Richard! Guarda, così va bene. Ciao, mamma. Non le hai parlato di quel ragazzo? No, ancora no. Ma lo farò. Speravo che fosse una fase di passaggio, come le altre. Io non ne posso più di questi maledetti orologi. Ne ho già dati via la metà. Forse dovremmo venderli. Venderli? Ma come? È soltanto un'idea. E i soldi chi li prende? Noi, immagino. Ma è Andrew a fare tutto il lavoro. Sì, ma Andrew è il nostro... Quindi è lui che dovrebbe prenderli. Tesoro, Andrew è un robot. Che utilità possono mai avere dei soldi per un robot? I robot non vanno a fare shopping. I robot non vanno in vacanza, i robot non vanno a cena in ristoranti costosi. Ma guarda che razza di discussione. Papà, non importa quello che lui è. Andrew merita di ricevere i frutti del lavoro che fa. Tesoro, io farò quello che è giusto per Andrew, naturalmente. Sta tranquilla. Ma in fin dei conti stiamo parlando di una macchina. Non puoi investire le tue emozioni su una macchina. Posso offrirle qualcosa? No, grazie. Eccoti qui. Bill. Come stai? Buongiorno. Deve essere Andrew. Andrew, Bill Feingold, avvocato di famiglia. Andrew, lei ha uno dei miei orologi. Questo è uno dei miei preferiti. Le dà gioia?
Sì, in effetti molta. Bello il nuovo ufficio, Bill. A che piano siamo qui? 37esimo. Andrew, vieni a dare un'occhiata. No, grazie, signore. Sicuro? Sì. Come posso aiutarti? Bill, come tu sai, Andrew ha guadagnato molti soldi con i suoi lavori e quello che vorrebbe ora è aprire un suo conto in banca. Vuoi aprire un conto in banca a nome di un robot? Sarebbe legale? Non so davvero cosa dire, non ci sono precedenti. Non credo che ci sia una legge in contrario, ma... Richard, perché? Perché gli vuoi aprire un conto in banca? A che gli servono i soldi? Naturalmente a pagare le cose che altrimenti dovrebbe pagare il signore. Uno vuole essere capace di tirare. Avanti. Hanno bussato, signore. Andrew! Sì, piccola. Quanto mi dispiace. Non si preoccupi, si può riparare. Wow. Sinistra. Andrew, ti ricordi Frank, il mio fidanzato? Sì, sua sorella dice che ha un bel culo. Ieri sera mi ha chiesto se voglio sposarlo. Uno deduce che sia una bella cosa. Beh, io non gli ho ancora detto sì. Allora c'è un dubbio? No. Frank è un uomo meraviglioso, è bello, è affidabile, una persona con cui potrei passare il resto della mia vita, con cui vorrei avere dei bambini. E qual è il problema? La tavola. No, cucino benissimo. Non per mangiare, quella. Oh, vedi, come posso spiegartelo? Beh, insomma, io ho un grande amico che è molto importante per me e lui è così dolce e divertente. E quando c'è lui con me, non mi va di stare con Frank. Uno capisce che questo può creare complicazioni. Sì. Ma la risposta ce l'ha proprio di fronte a sé. Sposi il suo amico. Oh. Che c'è? Beh, lui non è... Insomma, lui... Una relazione fra noi sarebbe impossibile, veramente non potrebbe mai funzionare. Perché? Beh, perché lui non è... Perché lui non sarà mai... Sì? Oh. C'è qualcosa che non va? No. Non c'è niente che non va, assolutamente niente. Grazie per aver ascoltato i miei problemi. Uno è lieto di poter servire. Piccola miss, che cosa farà riguardo a Frank? Accetterò la sua proposta. Davvero? Gli umani... Andrew. Sì? Io ci terrei moltissimo che tu facessi il cerimoniere al mio matrimonio. Uno non è pratico di questo termine. Come si cerimonia? Accompagnando le persone a sedersi. Devi mettere il frac. Uno indosserebbe dei vestiti? Sì. Ma uno non è stato mai chiesto di indossare vestiti. Sarà un grande onore. Splendido. Uno ha messo dito fra moglie e marito.